Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Prima di tutto voglio dare il benvenuto a tutte le persone che stanno collegandosi su questo canale per la prima volta. Questo format è dedicato principalmente a voi che state cominciando. Oggi parliamo delle armi. Prima però di parlare delle armi nello specifico, la cosa che voglio consigliarvi è di iscrivervi al canale e entrare a far parte della nostra community. Tutti i link sono in descrizione. Soprattutto entrate su Telegram, dove abbiamo un sistema di consulenza Dungeons & Dragons 24 ore su 24. Inoltre su Twitch di seguirci per le nostre dirette live. Detto questo, caro amico che stai cominciando, ti ritroverai presto a dover scegliere delle armi, ok? Queste armi però non hanno soltanto la differenza estetica, la differenza di grandezza e di danno. Hanno vere e proprie proprietà che cambiano radicalmente il tuo modo poi di giocare. Infatti esistono vere e proprie build, quindi costruzioni dei personaggi, basate sull'utilizzo di queste armi. Per questo questa scelta è importante e noi adesso andiamo a spiegare. Noi, perché mi do il plurale maiestatis, andremo a spiegare la differenza che c'è tra tutte queste armi, capito ragazzi? E lo facciamo in maniera molto semplice, partendo da una piccola differenza. Le armi che abbiamo a disposizione si dividono in armi semplici ed armi da guerra. Le armi semplici sono armi appunto di facile utilizzo e facile reperibilità. Le armi da guerra invece sono armi un po' più complicate da utilizzare, magari più specialistiche, un po' più, come dire, complesse e soprattutto sono più difficili da utilizzare. Questa è la base. Facendo un esempio con le armi da fuoco moderne, una pistola è un'arma che si può trovare più facilmente rispetto a una K47. Capito? Soprattutto serve un addestramento diverso per saper utilizzare una pistola rispetto a saper utilizzare un fucile d'assalto o un bazooka, capite il senso? Quindi, questa è la prima reale differenza, le armi semplici e le armi da guerra. Un'altra differenza che il manuale ci porta è anche fra le armi da mischia e le armi alla distanza. Le armi da mischia sono le armi appunto che tu utilizzi per gli scontri ravvicinati, ad esempio un martello, una spada, quelli che tu fai a tu per tu, proprio faccia a faccia con il nemico. In mischia significa entro un metro e mezzo da te, quello che, dove c'è il rischio di colpirti immediatamente frontale, capite il senso? Mentre le armi alla distanza, lo dice il nome stesso, sono l'arco e la balestra. Quelle armi appunto che tu utilizzi lontano, alla distanza appunto dal nemico, dal bersaglio. Fatta questa differenza, andiamo a vedere i tre tipi di danno che le armi possono fare, e sono danni taglienti, perforanti e contundenti. Dunque, il danno tagliente è il danno che può fare, ad esempio, una spada affilata che taglia bene, quindi che riesce a fare una ferita da taglio. Altro tipo di danno invece è il danno perforante, che è il danno appunto che viene fatto da un buco, cioè quello che crea un buco, come può essere ad esempio una freccia o uno stocco che è affilato nella punta e perfora appunto il bersaglio. L'altro danno invece è il danno contundente. Il danno contundente è quello che può fare ad esempio un pugno, come può fare ad esempio un martello, un randello, boom, un danno a impatto. Ok? Che più che perforare o tagliare le carni, boom, le schiaccia. Ci siamo, quindi tagliente, perforante, contundente, ok? Lo so ragazzi che di buon senso vi verrebbe a dire che una spada potrebbe sia tagliare che perforare, ma principalmente tende a tagliare, ok? Si cerca di dare una categoria un po' stringente ma necessaria al fine poi della semplificazione di un mondo iperfantastico, quindi ci sta. Quindi abbiamo visto le prime differenze: armi semplici da guerra, da mischia alla distanza, con i tre tipi di danno. In questa tabella ragazzi noi vediamo appunto questa differenza, no? Abbiamo prima le armi semplici in mischia, le armi alla distanza sempre semplici, e poi abbiamo le armi da mischia da guerra e le armi alla distanza da guerra. Quindi prima quelle semplici e poi quelle da guerra, e fin qua ci siamo. Abbiamo il relativo danno, sia il tipo di danno, abbiamo visto tagliente, contundente, perforante, eccetera eccetera,
e abbiamo anche la quantità di danno, che è determinata dal dado. Quindi un D6, lanci un D6 e vedi quello che è il danno che fai. Abbiamo il peso della singola arma, se volete utilizzare la regola del peso quantificabile. Noi non la usiamo principalmente, lasciamo fare un po' al buon senso. Diciamo che non te ne vai in giro con 4 asce bipenne, cioè, diciamo questo. E infine, ecco la cosa su cui io in questo video mi concentrerò principalmente, cioè la proprietà delle armi. Queste proprietà, ragazzi, le andremo a leggere una per una, perché molti ancora non le leggono. Leggono una cosa, la ignorano, quando in realtà potrebbe essere la vera base di una build, di una costruzione di un personaggio, la vera base di come si attacca, di come si gioca. Quindi, ragazzi, adesso ci andiamo a leggere, cominciando dalla prima arma che vediamo, l'ascia. L'ascia, faccio un esempio, ci dice, ascia, 5 monete d'oro, il costo. Il costo, ragazzi, è indicativo, io lo dico sempre, è indicativo. Variatelo da armaiolo ad armaiolo, variatelo da quartiere a quartiere, città in città, villaggio in villaggio, in modo tale che uno conviene, uno dice non vado qui, vado da quell'altro, magari lì ti fai lo sconto, lì invece è un po' un affarista che tende ad alzare i prezzi, lì c'è carenza di armi. La cosa che faccio sempre io è, in determinati villaggi tu non hai la reperibilità di tot armi, devi andare avanti per trovare le armi più forti, ok? Creare una proceduralità che ci sta. Però, questo sono consigli miei personali, l'unica cosa che vi dico, non vi fossilizzate mai sul costo, quello deve variare in funzione al mercato del vostro paese. Detto questo, abbiamo l'ascia, fa un D6 di danni tagliente, perché l'ascia, immaginatela, non è quella grande grande, questa è quella piccolina, immaginatela un'accetta, ok? Quella appunto che si può utilizzare, quella piccolina che si utilizza per tagliare i legni, non quelli enormi, un'ascia piccolina, ok? Quindi, quest'ascia che pesa 1 kg, vediamo le sue proprietà. Lancio, gittata 6-18, leggera. Andiamola a vedere. Vado proprio qua sul manuale e abbiamo lancio, gittata 6-18, leggera. Andiamo a vedere lancio, ok? Dunque, qui su, a pagina 146, abbiamo la parte relativa alle armi con le sue proprietà. Ragazzi, leggete le proprietà, è ciò che spiegherà davvero come funzionano le armi. Non le leggete, non capirete nulla, ragazzi, fidatevi, non capirete nulla. Quindi, lancio, che cosa ci dice lancio? Che se un'arma possiede la proprietà da lancio, il personaggio può lanciarla per effettuare un attacco a distanza, tipo il tomahawk dei Pelle Rossa, presente? Dunque, se l'arma è un'arma da mischia, come in questo caso, il personaggio applica al tiro per colpire e al tiro per i danni lo stesso modificatore di caratteristica che userebbe per un attacco in mischia effettuato con quell'arma. Per esempio, se lancia un'ascia, usa la sua forza, ma se lancia un pugnale, può usare la sua forza o la sua destrezza dal momento che il pugnale possiede la proprietà accurata. Questo lo vedremo per il pugnale, la proprietà accurata. Ma cosa ci sta dicendo, ragazzi? Allora, una cosa che non vi avevo detto è questa. Le armi in mischia scalano su forza, cioè utilizzi al tiro per colpire i danni il modificatore di forza. Mentre le armi alla distanza, tipo l'arco o la balestra, utilizzano il modificatore di destrezza. Quindi, perché con l'arco devi essere preciso, con l'ascia devi essere forte. Ci siamo? Quindi, se tu picchi con l'ascia, usi forza, ma se la lanci, che cosa succede? Che tu dici, ah, la lancio, quindi devo usare destrezza. E no! Se un'arma in mischia ha la proprietà forza, in quel caso tu applichi il modificatore di forza. Quindi, ascia, lancio, forza, uso forza. E devi usare questo modificatore. Capite il senso, ragazzi? Scala su forza comunque. Questo è ottimo per quelle build, per quando costruisci un PG che ha poca destrezza, perché magari l'hai buildato tutto su forza. Capite il senso? Esistono anche altre armi da lancio, poi le vedremo. Però possiamo lanciare un'ascia e usare forza al tiro per colpire e al tiro per i danni. Ora, ma qual è la gittata? Come funziona? Ed ecco qui, altra cosa, gittata. 6-18. Che cosa significa? Significa che è in mischia, non la lanci, è in mischia tu picchi. Quindi
al di fuori di un metro e mezzo, quindi da 3 metri a 6 metri, che cosa succede? Fino a 6 metri, vedete 6, fino a 6 metri, tu fai un tiro per colpire normale, tiro per colpire. Dopo i 6 metri, fino ai 18 metri, tiri con svantaggio. Perché? Perché ragazzi, il bersaglio è più lontano, 6 metri è relativamente vicino, preso. Ma entro 18 metri è molto più lontano e occorre, cioè, determinata forza, determinata, cioè, è più difficile, ok? Nel frattempo quello si può spostare, esistono altri fattori che creano difficoltà. Questo cosa significa? Che tu entro 18 metri, superati 6, hai svantaggio. Quindi fino a 6 metri, normale. Dopo i 6 metri, fino ai 18, con svantaggio. Superati i 18, non ci arriva. Non ci arriva. Ok? Quindi, volete lanciarla? È un normale tiro per colpire fino ai entro i 6 metri. Altrimenti, con svantaggio fino ai 18. Sopra i 18, niente. Quindi, lancio l'abbiamo vista. Andiamo a vedere leggera. Ok, ragazzi? Cosa significa leggera? Andiamola a leggere. Leggera. Un'arma leggera è piccola e facile da maneggiare, cosa che ne fa un'arma ideale da usare per combattere a due armi. Vi rimando al video combattere a due armi, perché spiego la regola alla perfezione. Ma cosa voglio dire, ragazzi? Un'arma leggera è un'arma che ti consente di utilizzarne una in una mano e volendo una in un'altra. Quindi io posso combattere con due asce, ok? È figa come cosa. C'è proprio una regola per combattere a due armi che ve la spiego nel video che vi ho, in cui vi rimando, perché lì potete fare un attacco e se avete due armi leggere in mano, attacco come azione, quindi come azione bonus posso fare un altro attacco, già da livello 1. E questa è una cosa davvero fighissima. Guardate il video sulla regola. L'arma leggera, appunto, è un ash, che vi consente di poterlo utilizzare a due mani, volendo, non è obbligatorio, se no una sola. Stop. Abbiamo già l'ascia. E abbiamo già queste due prime proprietà delle armi. Andiamo a vederne altre. Bastone ferrato. Il bastone ferrato costa 2 metri d'argento, poco. Un di 6 danni contundenti, è un bastone. Poi, versatile, un di 8. Che significa versatile un di 8? Andiamole a vedere. Ragazzi, sarò più veloce, adesso è per fare capire come funziona il metodo. Vedete una proprietà dove si va a vederla. Versatile. Quest'arma può essere usata a una o a due mani. La proprietà è accompagnata da un valore in danni indicato tra parentesi. I danni che l'arma infligge quando viene impugnata a due mani per effettuare un attacco in mischia. Ragazzi, ecco qua. Subito. Il bastone ferrato può essere impugnato a una mano o a due mani. Se l'hai impugnato una mano, perché nell'altra, avete uno scudo, fa un D6 di danno. Se invece la usate a due mani, quindi non avete uno scudo, non avete altre armi, ma solo questa, ebbene farà un D8. Capito? Ecco la proprietà versatile. Usa una mano, un D6. Usa due mani, un D8. Semplicissimo. Falcetto, leggera. Giavellotto, l'abbiamo già visto, giavellotto. Lancio, gittata, 9,36. Giavellotto, sempre forza, al tiro per colpo, può essere usata normalmente o può essere lanciata. Non è che è solo da lancio, occhio, può essere lanciata, sono armi mischia. Fa un D6, giavellotto fa un D6, lancio, gittata 9,36, entro 9 metri, normalmente, sopra fine 36 con svantaggio, sopra 36 non ci arriva proprio a colpire. La lancia, stessa cosa, un D6, lancio, gittata, 6-18, versatile. La lancia non solo è da lancio, è anche versatile. Quindi, se voi colpite con la lancia a una mano, infatti vedete che è perforante perché buca, a una mano, perché qui avete lo scudo, è un D6. Se invece la usate a due mani, è un D8 di danni. Capite? Martello leggero, un D4, relativamente poco, tra virgolette. Lancio, può essere lanciata ed è leggera, è molto simile all'ascia. Cambia il tipo di danno, appunto. Fidatevi che poi cambierà qualcosa con i danni. Poi, mazza. Come vedete qua non c'è niente. Un D6 contundente, nessuna proprietà. Stop, è una mazza. Boom. E adesso arriviamo a accurata, ragazzi. Accurata. Che cosa significa? Pugnale, 2 monete d'oro. Un D4 perforante, in questo caso il pugnale viene visto come quello che buca, appunto. Accurata. Lancio è leggera, già lo sappiamo. Vediamo accurata.
accurata. Quando un personaggio effettua un attacco con un'arma accurata, può scegliere se usare il modificatore di forza o di destrezza per il tiro per colpire e il tiro per i danni. Deve usare lo stesso modificatore per entrambi i tiri. Ragazzi, sono armi in mischia. Le armi in mischia di solito scalano su forza, è vero, ma le armi accurate non necessariamente. Voi potete scegliere se far scalare i vostri danni e il vostro tiro per colpire, entrambi ovviamente, o su forza o su destrezza. Col pugnale ho una build tipo un bel guerriero tutto buildato su forza, un'alta forza, io uso il pugnale utilizzando forza. Voglio usare forza al mio tiro per colpire i miei danni. Ma sono, che so, un ladro che non ha forza tanto alta quanto la destrezza, allora scelgo di usare il pugnale, la stessa arma, utilizzando destrezza invece che forza, capite? Perché è accurata, cioè è un'arma che posso usare con forza o con precisione, capite? Questo è il senso. E qui voi potete buildare benissimo un PG col malus in forza, volendo, senza il minimo problema. Perché? Perché tanto le armi mischia vi scalano su destrezza, quali quelle accurate. In questo caso è il pugnale. Quindi torniamo al nostro pugnale e andiamo a vedere che questo pugnale può essere usato appunto con forza o destrezza al tiro per colpire e ai danni, ovviamente. Può essere lanciato, un classico pugnale da lancio, gittata 6-18, 6 lo ripeto, normalmente sopra i 6 entro i 18 con svantaggio, leggera. Posso usare due pugnali, è anche figa la cosa dei due pugnali, no? È bellissima. Andiamo avanti. Randello. Il randello è un'arma che fa un D4 leggera. Per randello vengono utilizzati tipo dei legnetti, tipo quei bastoni che vengono utilizzati per fare danni contundenti. Immaginate dei nunchaku senza catena. E infine randello pesante. Ragazzi, due mani. Ecco un'altra cosa. Dunque, due mani. Quest'arma richiede di essere impugnata a due mani quando il personaggio la usa per attaccare. Ragazzi, soffermiamoci un attimo. Quando il personaggio la usa per attaccare. Il randello pesante, dovete immaginarla come una clava, che non ce la fai praticamente ad alzarla e a colpire qualcuno se non la prendi a due mani. C'è proprio la clava, è il bastone, quello che hanno quei mostri grandi prima in Dark Souls, prima di entrare nel nella zona dove avvelena, non mi ricordo, sì, scusate. Ok? Quello che ha usato Sabaku no Mai. Insomma, questo randello pesante ti dice che deve essere impugnato a due mani quando il personaggio lo usa per attaccare. Che cosa significa? Che io devo camminare così e non ho mai una mano a disposizione? Assolutamente no, ragazzi. Un'arma a due mani richiede di essere usata a due mani soltanto quando attaccate. Non normalmente. Io in teoria posso anche camminare così e questa mano la uso per salutare o per scaccolarmi. Posso fare quello che voglio con l'altra mano, ma nel momento in cui attacco devo usarla a due mani. Ok? Io me la posso pure trascinare con una mano. Questo è molto importante, ragazzi, perché molti dicono, non ho le mani libere. Capite? Altro esempio. Mettiamo che io sto randello pesante e ho un focus da incantatore, ho un simbolo sacro. Io posso benissimo impugnare queste due mani e usare il mio simbolo sacro, perché sono così. E poi faccio così, tipo, mettiamo che uso un pendente, io facevo così con un PG. Avevo un'arma a due mani che usavo soltanto nel momento in cui attaccavo, ma se no la tenevo così, o a terra, ok? E poi avevo l'altra mano libera per usare il mio simbolo sacro. Ci siamo? Quindi questa è un'altra proprietà. Stiamo quasi finendo, ragazzi, perché le proprietà stanno finendo. Poi parliamo solo delle armi speciali. Comunque, queste le armi a due mani. Andiamo avanti. Arco corto. Ecco che abbiamo una prima arma a distanza. Il prezzo 25 monete d'oro, un D6 perforante. Due mani, che cosa ti dice? Che tu puoi camminare con l'arco normalmente, ma se attacchi devi usare tutte e due le mani, ok? Perché con uno tieni l'arco, con l'altro tendi la freccia e la corda, ok? Quindi ti serve due mani nel momento in cui attacchi. Per il resto, se devi usare un focus, lo puoi fare. Ma se vuoi attaccare con l'arco, devi avere una mano libera poi, per usarle entrambe. Munizioni,
significa munizioni. Andiamolo a leggere, ragazzi, perché è sempre utile. Quando un personaggio può effettuare un attacco a distanza usando un'arma dotata della proprietà munizioni, solo se possiede le munizioni da lanciare. È basilare, ma dice, ce l'hai le frecce? Sì, allora ok. Estrarre la munizione da una faretra, una custodia o un altro contenitore è considerato parte dell'attacco. Il personaggio avrà bisogno di una mano libera per caricare un'arma a una mano. Capite? Alla fine della battaglia, il personaggio può recuperare metà delle munizioni consumate, impiegando 1 minuto a setacciare il campo di battaglia. Questo è importante, ragazzi. Uno non lo sa se non lo legge. Ma le frecce? E che faccio? Il DM dice, faccio una prova? No, è scritto qua. L'avete visto, ragazzi? Basta leggere il manuale. Puoi recuperare la metà utilizzando 1 minuto. Se il personaggio usa un'arma dotata della proprietà munizioni per effettuare un attacco in mischia, considera quell'arma come un'arma improvvisate. Vedi armi improvvisate sotto. Una fionda deve essere caricata per infliggere danni quando viene usata in questo modo. Poi la vediamo adesso la cosa armi improvvisate, ragazzi, vediamo come ultime cose. Ma ti sta dicendo che deve avere la mano libera. Per caricare, perché se tu non hai una mano libera, in una mano tendo l'arco, tanto la uso per attaccare, in quest'altra tengo un pugnale. No, non funziona, ragazzi. Servono entrambe le mani perché una serve per letteralmente, o per una balestra per caricare e via. Ci siamo, ragazzi? Allora, balestra leggera, due mani, stessa cosa, munizioni, stessa cosa. La gittata, vedete la gittata dell'arco corto, entro 24 metri tirate cioè normalmente, dai 25 ai 96 tirate con svantaggio. Ricordo che se fate un tiro per colpire in mischia avete svantaggio. Cioè se io utilizzo l'arco, la balestra, per fare un tiro per colpire con arma a distanza ho svantaggio. Ci siamo ragazzi? Questo è molto importante. Con l'arco a 1,5 metri da me ho svantaggio, a 3 metri già non ho svantaggio. Questo ricordatevelo. Balestra leggera, stessa cosa, fa un D8 di danno invece che un D6 rispetto all'arco. Gittata 24,96, ricarica. Andiamo a leggere le proprietà di ricarica. Vi rimando sin da subito al video dove spiego come funzionano le balestre, perché sono armi molto particolari. E dovete vederlo quel video, ragazzi, è importantissimo. Però, leggendola al volo e spiegandovela, in due parole dice che, dato che ricaricare quest'arma richiede del tempo, un personaggio può scagliare una sola munizione con essa quando usa un'azione. Un'azione bonus o una reazione per fare fuoco, a prescindere dal numero di attacchi che potrebbe effettuare normalmente. Cosa significa? Che la balestra, anche se tu arrivi ad avere attacchi extra, se usi una balestra puoi fare un solo attacco a turno. Solo uno. Quando toccherà di nuovo a te, potrai fare un altro attacco. Quindi, indipendentemente, anche come attacco di opportunità, cioè anche come reazione, non puoi. Devi fare. Richiede tanto tempo, perché a differenza di fare così. Questo che. Scatacluncia a casa. Scotocluncia. Che succede? Che in quel caso richiede più tempo. E quindi potete fare un solo attacco a turno se usate la balestra. E questa è la proprietà di ricarica. Guardate il video del come si usano le balestre per sopperire a questa cosa. Dardo, il dardo, accurata. Per dardo, ragazzi, io li considero quelle specie di coltellini, quelle specie di freccette, ok? Pensate agli shuriken, quelle specie di stelle dei ninja, sono comunque delle piccole armi da lancio, i dardi, ok? Che possono essere utilizzate anche accurate, utilizzando la forza. O la destrezza, potete essere forti nel lancio di questi coltellini, questi dardi, queste freccette, quello che volete, e sia con forza, boom, sia con destrezza. Ok? Il danno è sempre un D4. E da lancio, la gittata è 6, 18. Davvero interessante. Fionda, io adoro la fionda, ragazzi. Un D4, niente di niente. Allora, a meno che non c'è accurata, ricordo che le armi alla distanza scalano su destrezza. Qui abbiamo adesso le armi da guerra. Qua ci mettiamo poco a spiegare perché le proprietà sono quasi sempre le stesse, se non fosse che partiamo con la mia arma preferita, l'alabarda. L'alabarda, quella alta, è un'arma su asta, appunto alta, che poi è un lungo bastone e
c'ha per esempio quella cosa che è tipo una piccola ascetta, poi di là invece punge, di là c'è una cosa dritta, la labarda, chiamiamola così. Com'è? Fa un D10 di danni. Cioè, wow. Due mani. Quindi, era il caso del mio PG che vi dicevo. Io avevo la labarda, che tenevo così, incamminavo con una mano, ma quando attaccavo necessitava di essere usata a due mani. Pesante. Andiamo a vedere pesante. È la prima volta che vediamo pesante. Le creature piccole subiscono svantaggi ai tiri per colpire con le armi pesanti. La taglia e la stazza di un'arma pesante sono eccessive affinché una creatura piccola possa usarle con efficacia. Quanti lo sapevano? Io mi faccio halfling, va benissimo, mi faccio gnomo, va benissimo, uso una alabarda e hai svantaggio. Sì. Se siete creature piccole avete svantaggio utilizzare le armi pesanti e ve lo anticipo già da adesso, la balestra pesante è un'arma pesante. Pesante. L'arco lungo è un'arma pesante. Non vorrei coprirle, ma... Quindi sappiate che se siete creature piccole, ad esempio un gnomo o un halfling o altre razze più particolari, ma siete comunque taglia piccola, se usate arco lungo, balestra pesante o armi pesanti tipo alabarda, avete svantaggio al tiro per colpire, ragazzi. Perché siete troppo piccoli. Siete piccoli! Blablabla. Ok? Quindi, pesante, portata. Finalmente siamo arrivati alla portata, ragazzi. Parliamo della portata. Ci manca poco alla fine del video. Lo so che ci sto mettendo tanto, ma è il video definitivo per le armi questo, ragazzi. Quindi, andiamo alla portata. Portata ci dice che... quest'arma aggiunge 1,5 metri alla portata del personaggio che la usa per attaccare o per determinare la portata dei suoi attacchi di opportunità. Ragazzi, voi sapete che la portata di un'arma, cioè la distanza con cui voi potete colpire con un'arma in mischia, è 1,5 metri, ok? Entro un metro e mezzo tu puoi colpire con la tua spada, con la tua ascia, col tuo martello. Ebbene, le armi a portata, come ad esempio l'alabarda, sono 3 metri. Ed ecco perché io ho preparato, boom, questa piccola scena. Siamo in un cimitero. Alcuni non hanno mai visto questa scena, lo so. E qui abbiamo la nostra Tara Morlar, per chi conosce la nostra campagna La Notte Eterna, che deve assolutamente vedere, rimediare, recuperare, perché le facciamo tutte ogni venerdì sera dal vivo. Comunque, ragazzi, guardate qua. Tara Morlar, come vedete, si trova in mezzo a delle lapidi, eccetera, eccetera. La gittata dei suoi attacchi con un'arma normale, mettiamo che utilizza una spada, in questo caso sarebbe di 1,5 metri, qui è tradotto in feet, in piedi, ma sappiate che questa è la gittata, 1,5 metri, ok? Se invece utilizza la alabarda, la portata dei suoi attacchi aggiunge 1,5 metri, quindi non è più qua, lei colpisce fin qua. Lei colpirebbe per tutto questo quadratone, compresi questi qui in mezzo, qui e qui, la portata dei suoi attacchi, quindi attacchi di opportunità, è estesa di 1,5 metri. Vi rimando al video di attacchi di opportunità, ma se io prendessi la nostra bellissima Rose Folley, ebbene qui Tara potrebbe colpirla, perché si trova entro 1,5 metri. Qui anche, se impugnasse una alabarda potrebbe colpirla, anche se si trovasse qua, perché ragazzi, gli attacchi, i tiri per colpire, in questo caso sono in linea d'aria, quindi voi potete farlo, anche se si trova qua, sì, è a portata, ma non solo. Se un normale attacco di opportunità avverrebbe se lei andasse da qui a qui, attacco di opportunità, se lei non disimpegnasse. Ma in questo caso, anche se andasse da qui, anzi, solo se va da qui a qui, in questo caso è attacco di opportunità. Se impugno una alabarda, ragazzi, questo è importante, se va da qui a qui non è attacco di opportunità, perché non è uscito dalla portata della vostra arma. L'attacco di opportunità, lo spiega, dice che tu hai un attacco di opportunità quando esce dalla portata della tua arma e la tua portata è estesa. Quindi a Rose Folley si può muovere qui, si può muovere qui, 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 non ha mai attacco di opportunità. Perché? Perché è ancora nella portata della vostra alabarda. Ma se esce da qui a qui, ecco che voi avete attacco di opportunità se avete la alabarda. Capite il senso, ragazzi? È molto bella questa cosa. Qui ci torniamo tra poco. Quindi, questa è la nostra arma a portata, la alabarda. Così come questa, ce ne stanno altre. Ad esempio, vediamo un po' a portata, il falcione, ok?
Le altre proprietà, ragazzi, si ripetono tutte. Quindi finiamo il video mostrando l'unica proprietà che al momento non abbiamo visto. Speciale. La lancia da cavaliere e la rete. Ok? Andiamole a leggere e poi parliamo delle armi improvvisate. Armi speciali. Lancia da cavaliere. Il personaggio subisce svantaggio quando usa una lancia da cavaliere per attaccare un bersaglio entro un metro e mezzo da lui. Cosa dice? Cosa significa? Che torniamo su Roll20, ragazzi, così vi faccio proprio vedere. Mettiamo che stiamo usando una lancia, ragazzi, e usiamo che cosa? Stiamo usando la nostra lancia. Cosa succede? Che entro un metro e mezzo la nostra Tara Morlar, che utilizza una, che impugna una lancia da cavaliere, ha svantaggio al tiro per colpire. Se ad esempio ci mettiamo qui William Argento, cosa succede? Che se lei volesse colpire con la lancia da cavaliere William Argento avrebbe svantaggio, perché la lancia è troppo scomoda da utilizzare, questa lancia da cavaliere molto lunga, ok? È un'arma lunghissima. È molto scomoda da utilizzare in mischia entro un metro e mezzo, perché è troppo vicino, ma entro tre metri no. Quindi la lancia ha comunque 3 metri di portata. Un metro e mezzo, perfetto, svantaggio. 3 metri, no, non ha svantaggio. Quindi, con lui ha svantaggio il tiro per colpire, con lo sfollei no. Capite? Questa è la lancia. Inoltre, ci dice il manuale che la lancia da cavaliere deve essere impugnata a due mani quando il personaggio non è in sella. Capite? Ci sta dicendo appunto che è un'arma che viene utilizzata principalmente in sella. Quindi, se è in sella, devi usarla per forza. Cioè, non sei in sella, sei a piedi normalmente, la devi usare a due mani per colpire. Quindi è un'arma che ha due mani soltanto se siete a piedi. Se siete sul cavallo, invece, non più. Potete usarla a una mano se siete sul cavallo. Davvero, è molto figa come cosa. Infine, l'ultima è la rete. La rete dice che può essere utilizzata contro una creatura grande o inferiore, occhio alla taglia dei mostri, che viene trattenuta finché non viene liberata. Quindi voi usate un normale tiro per colpire, in questo caso, vediamo se ci sono cose particolari, lancio, entro, quindi un metro e mezzo, quindi in mischia è normale, dai 3 metri ai 4 metri e mezzo con svantaggio, ma un metro e mezzo, normale tiro per colpire, scala su forza, perché non dice altrimenti. Scusate, in questo caso su destrezza, perché non dice altrimenti, la consiglio un'arma alla distanza. Quindi cosa succede? Voi lanciate questa rete, bisogna essere, perché è una cosa che va saputa lanciare, questo in questo caso la fa scalare su destrezza. Vi dico la verità, sarei molto, l'avrei messa accurata, ma vabbè. Che cosa succede? Succede che tiro per colpire, preso, perfetto, la creatura è trattenuta, non ha effetto su creature prive di forma o creature di enorme taglio, enorme o superiore, e va bene, tipo le forme, quelle specie di creature gassose molto o incorporee. Cosa succede? Una creatura è trattenuta, quando tocca alla creatura può usare una prova di forza CD10 per romperla. Oppure, o se deve liberare un'altra persona, basta che fa una prova di forza CD10, forza pura sta dicendo, non forza atletica, oppure infliggendo 5 danni taglienti alla rete. Quindi se voi fate un tiro per colpire contro la rete, volete fare del danno, in questo caso la CA è 10 e se gli fate 5 danni la rete si rompe. Si libera appunto la creatura senza infliggerle dei danni, ponendo fine all'effetto e distruggendo la rete. Che cosa succede? Come per la balestra, se utilizzate la rete, non potete effettuare altri attacchi. Quindi, se voi avete la rete che dovete lanciare per quel turno, non potete fare tipo come attacco, attacco con la spada, come attacco extra lancio la rete. No, non si può fare. Se usate la rete, dovete usare la rete, stop, perché richiede tempo nel prenderla, avvolgerla, quella certa destrezza per farla, è come se fosse la balestra, usate la balestra, stop, per quel turno è a posto. Stessa cosa per la rete, ok? Ricordiamocela. E queste erano le armi speciali contenute in questo manuale.
andiamo a vedere, qua ricordiamoci le armi argentate, un giorno ci facciamo il video, però è per determinati tipi di mostri, andiamo a vedere l'ultima cosa, abbiamo finito con le armi, ragazzi, le armi improvvisate. Che vuol dire? A volte un personaggio è privo di armi ed è costretto ad attaccare con ciò che si trova a portata di mano, una sedia, un posacenere, un computer portatile, un bicchiere, un mouse, un paio di cuffie, un maglione, quello che volete, ok? Un'arma improvvisata include un qualsiasi oggetto che un personaggio possa impugnare a una o a due mani, come una bottiglia rotta, la gamba di un tavolo, una padella, la ruota di un carro o un goblin morto. Bellissima. Spesso un'arma improvvisata è simile a un'arma vera e propria e può essere considerata tale. Per esempio, la gamba di un tavolo è simile a un randello. Qua ti sta dicendo, è simile a un randello, dagli la stessa proprietà tipo del randello, tipo come utilizzo, no? Ci sta. A discrezione del DM, un personaggio competente in un'arma può usare un oggetto simile come se si trattasse di quell'arma e applicarvi il proprio bonus di competenza. Quindi, se io sono competente in un randello e dico al DM, DM però il mio personaggio non usa i randelli normali, quelli, usa delle gambe di tavolo come randelli che lui si è preso, si è intagliato a modo suo. E il DM può dire sì, ok, sei competente in quelle armi particolari, ok? Ma di solito un oggetto che non assomiglia a nessun'arma infligge un D4 danni. Il DM stabilisce il tipo di danno appropriato, quindi posacenere che ti spacco in testa, quanti danni fa? Un D4 contundente magari ci può stare, ok? Uno specchio, ti spacco uno specchio in testa, un D4 magari contundente ma si può scheggiare, quindi può essere anche tagliente, sceglie il DM. Se un personaggio usa un'arma a distanza per effettuare un attacco in mischia, o lancia un'arma da mischia che non possiede la proprietà di lancio, quell'arma infligge un D4. Ti picchio con l'arco, è un D4, ok? Ti lancio la mia ascia bipenne addosso, è un D4, ok? Stop. Un'arma da lancio improvvisata ha una gittata normale di 6 metri e una gittata lunga di 18 metri, ok? Questo è molto importante, ragazzi. Ok, quindi ragazzi, abbiamo visto come effettivamente si possono anche utilizzare armi del genere e va benissimo farlo, no? Niente ragazzi, abbiamo fatto, abbiamo visto tutte le armi. Questo video è durato un pochettino, lo ammetto, ma ragazzi, è finita. Le abbiamo spiegate tutte, le abbiamo racchiuse tutte quante. Abbiamo le armi speciali, abbiamo le armi accurate, abbiamo le armi a due mani, quelle pesanti, abbiamo quelle speciali, tutto. Ragazzi, spero che adesso abbiate una panoramica totale delle armi, sappiate scegliere in funzione a quelle che sono le vostre competenze, sapere quali modificatori utilizzare, che cosa fare. Non è scontato affatto, ragazzi, non è affatto scontato, e cercate di utilizzare al meglio tutte queste armi in modo da creare build, da creare varietà e soprattutto, ragazzi, in modo da non sbagliare, perché è peccato sbagliare su determinate dinamiche, tipo come si usano le balestre, come funzionano le armi, o combattere con due armi. Ci sono i video appositi in questo canale, ragazzi. Comunque, quando avete bisogno di qualcosa, non dovete fare altro che scrivermi nei commenti o scrivermi nei nostri social. Quindi vi invito, ragazzi, tantissimo a iscrivervi al canale, mettere vi piace se vi è stato utile questo video, giratelo ai vostri amici novizi soprattutto. Inoltre, seguiteci su Instagram e Facebook, perché continuiamo sempre a tenervi aggiornati su tutto là. Entrate su Discord per giocare con noi. Entrate su Discord per giocare. Ci sono tavoli pieni di novizi, soprattutto gente che vuole cominciare adesso. Abbiamo il tavolo accademia per insegnare, abbiamo le taverne, cioè, entrate con noi su Discord. Iscrivetevi al nostro gruppo Telegram dove ci sentiamo ogni giorno costantemente, e seguiteci su Twitch per vedere la nostra campagna online e altre cose che facciamo che sono bellissime. Quindi ragazzi, questo è il video sulle armi, grazie mille, grazie di tutto e alla prossima qui su Dungeons & Cazzeggio.